anche Nicosia è un candidato sindaco, come lo sono io e come lo sono tutti gli altri. Ma per quale motivo io e tutti gli altri candidati dobbiamo fare i manifesti, la nostra propaganda, la nostra comunicazione, e la dobbiamo fare giustamente a nostre spese? Noi fra l'altro facciamo le sottoscrizioni per poter affrontare le spese elettorali. Ma per quale motivo il sindaco si deve fare e il Partito Democratico si deve fare la campagna elettorale a spese del comune e a spese dei cittadini? Lo vedete quel manifesto là sotto il PD? Annuncia che oggi pomeriggio alle 18 ci sarà un comizio del sindaco. Il sindaco è un candidato come me, e per quale motivo lo deve fare con i manifesti del comune, con il palchetto del comune, con l'amplificazione del comune che ci costa, con le affissioni che ci costano? Non poteva farselo il PD come lo facciamo tutti noi i manifesti. Siamo in campagna elettorale, fatti la campagna elettorale come partito. Ci verranno a dire che è un comizio istituzionale, ma che senso ha mettere in un comizio istituzionale? Ci sono, parleranno stasera l'onorevole Roberto Ammatuna e l'onorevole Di Gia, che sono assessori di questa giunta. L'onorevole Roberto Ammatuna, l'onorevole Di Gia sono assessori di questa giunta. È una piccola cosa, vedete, per fare un manifesto di questi si spenderanno fra affissioni, manifesti, circa un 500 euro, 400-500 euro. Ma perché non ce l'ha il PD 500 euro? Fanno le sottoscrizioni per potersi fare, come tutti i comuni mortali, la campagna elettorale nel modo corretto, in televisione tutti i giorni, sotto l'egida del comune. Ma siamo in campagna elettorale? Ma è troppo chiedere a questi amministratori, a questo sindaco, è troppo chiedere un minimo di etica nella politica, anche per la faccia, anche per la dignità delle cose che si fanno in questi giorni. Noi non ci rassegniamo ancora a queste miserie, a queste piccolezze, che sono delle miserie rispetto ai centinaia di migliaia di euro che si consumano, che si spendono in tanti modi, in tanti rivoli, di cui abbiamo anche parlato in passato. Ma è il segno di un concetto di democrazia. Vedete, in questi giorni, in periodo di campagna elettorale, un qualunque amministratore si fermerebbe per motivi etici, bloccherebbe le sue iniziative amministrative che non siano indispensabili, li bloccherebbe perché l'etica vuole, perché qualunque atto, qualunque contributo io debba fare oggi viene inteso e viene preso in considerazione come un fatto di clientelismo.